e ricordatevi sempre che la buona cucina non ha fretta. Allora, salve amici, bentornati alla mia trasmissione Due chiacchiere in cucina con lo chef, io Antonio De Vincentis. Devo ringraziare gli amici del Conad perché oggi mi trovo qui al Conad della Tiburtina, devo ringraziare Federico, Massimo e Andrea che mi hanno dato la possibilità e l'onore di cucinare qui. Mi raccomando, il Conad sulla Tiburtina a Pescara. Allora, avete mai pensato di stupire i vostri amici con la cacio e pepe? Voi mi direte, certo, una cacio e pepe, ma noi lo faremo in modo diverso. Noi faremo a crocchetta. Volete seguirmi? Dai, venite con me. Andiamo con gli ingredienti, che ovviamente useremo tutta roba Conad. I cornflakes, non mi guardate male, poi vi spiegherò il perché. I risoni, signori, questo sono i ricordi dell'infanzia. Le vostre mamme quante volte vanno fatto la pastina la sera? Il pepe nero, uova, chiaramente del Conad, e qui ci abbiamo praticamente l'Abruzzo in busta, però è l'Abruzzo, signori, questo è un pecorino, e pecorino io ho mischiato, per non far torto a nessuno, ho mischiato del Farindola e del Castel del Monte. Andiamo a cucinare il risone. Signori, questi sono i miei ricordi di quando ero piccolino, che mia mamma la sera mi diceva sempre: mangiati un po' di pastina che fa bene. Difatti è vero, andiamo a cucinarlo. Allora, questo è un tipo di pastina, adopero questo perché uno c'ha tantissimo tantissimo amido e poi cuoce con una decina di minuti, e anche se dovesse passarvi di cottura nessun problema, anzi è meglio per il lavoro che dobbiamo andare a fare noi. Voi mi direte: ma perché ci hai messo il risone? Signori, vi farò fare un figurone con gli amici vostri che poi mi ringrazierete vita natural durante. Abbassiamo un pochettino, intanto questo cuoce. Ma voi, da piccoli, avete mai sognato quello che sto per fare io? Ditemi la verità, quante volte lo avete sognato e vostra mamma vi correva dietro con il forchettone? Adesso, scherzi a parte, io farò una panatura con il cornflakes e gli voglio dare due consistenze. Una, chiaramente un pochettino più sbriciolata, ok? E una, più grossolanamente. Allora, aggiungeteci comunque un po' di maizena. Voi mi direte: perché la maizena? Perché la maizena vi farà fare il guscio protettivo. Signore, questa è una cosa che ho sempre sognato da piccolino, però sai quante volte mia mamma mi ha corso dietro? Ok, ritorniamo qua al nostro risone. Vedete come si sta bello bello cucinando? Vi ripeto, non abbiate paura se passa di cottura, anzi meglio farete prima. Dovete trattare questa pasta come se stesse facendo un risotto, né più e né di meno. Venite con me. Adesso rompiamo le uova. Prendiamo una forchetta e lo lavoriamo. Amavo sbattere le uova da piccolino, come si suol dire, rompevo le uova da piccolino e sto continuando anche da grande, non è che mi sono fermato.
mentre rompo le uova, vi ricordo che vi dovete iscrivere ai nostri canali social di Telabruzzi, sia su YouTube che su Facebook. Seguiteci, seguiteci, seguiteci. Anche perché, come ho detto, troverete me, chi meglio di me. Sta cucinando. Aumentiamo un pochettino, così facciamo asciugare un pochettino di liquido. Praticamente state facendo la pastina serale, né di più e né di meno. Ancora 3 o 4 minuti e siamo pronti. Vedete? Ah, ricordi dell'infanzia. Vi ricordo sempre che mi trovo al Conad lungo la Tiburtina, mi raccomando, mi raccomando, veniteci a trovare, che spesso e volentieri trovate anche me. La pasta è cotta, lo togliamo un attimino, prendo la classica presina, togliamo qua, continua a bollire, vedete? Adesso non dobbiamo fare altro che mantecare come se stessimo facendo un risotto, né più e né meno. Pepe, signori, il pepe va messo, non lesinate il pepe, è uno dei due ingredienti fondamentali, cacio e pepe, deve essere preponderante, quindi non abbiate paura. Sapete benissimo che quando state mangiando, state facendo la cacio e pepe, è cacio e pepe, punto. Ok, perfetto. A mio gusto ne ho messo poco perché, vabbè, però mantechiamo con un pochettino di olio. Ok. Guardate qui la cremosità. E adesso, signori, Sua Maestà l'Abruzzo, il nostro formaggio pecorino. Vedete come si sta mantecando? Allora, io ne metto un altro po'. Vi ripeto, non lesinate, non lesinate, non lesinate. Ok. Adesso seguitemi che andremo a fare un altro lavoretto. Mini pimer. Lo dobbiamo frullare. Deve essere una crema. Vedete? Ok. Voilà. Praticamente, signori, è venuta una polenta, avete visto? Voi mi direte, ma questo è che la cacio e pepe? No, non è ancora la cacio e pepe. Adesso io ho la fortuna di essere qua al Conad, quindi abbiamo l'abbattitore. Voi a casa chiaramente l'abbattitore non ce l'avete, però ci avete sicuramente un freezer, quindi lo mettete in freezer un 5 minuti giusto per stemperarlo, anche perché così non riuscite a lavorare. Voilà. Allora, adesso andremo a fare operazioni mani pulite, vi ricordate? Allora, guanti. Uova.
Guardate quanto è bello. Signori, potete trasformare, potete fare come volete voi. Allora, io di questi qua me ne mangerei una trentina. Non posso. Mi accontenterò di mangiarne 33. Uno. Due. Ok. Voilà. Signori, credereste mai che stiamo facendo una cacio e pepe? Seguite. L'olio penso che sia abbastanza caldo. È caldo abbastanza. Ne faccio una alla volta, giusto per farvi vedere. Allora, non mi interessa, diciamo, la cottura prolungata, anche perché già è cotto, che cosa vi dovete cuocere? Dovete soltanto dorare la panatura. E direi che ci siamo. Ne faccio altre due, le faccio. Vi ripeto, gli potete dare la forma che volete voi. Chiaramente, essendo una crocchetta, gli dovete dare la forma di una crocchetta, però gli potete dare anche la forma di un uovo. Che il vostro commensale chissà che si aspetta, che cos'è. Quindi, signori, io lo chiamo effetto wow. Guardate qua che bel colore, ecco il colore perfetto, eccolo qua. Bello. Signori, questa è una cacio e pepe. E adesso venite con me che andiamo ad impiattare. Allora, qui metto qua, così. Uno. Due. E una tre. Signori, ecco la mia cacio e pepe a crocchè. Ricordatevi sempre che la buona cucina non ha fretta. E vi do un consiglio, rifatelo questa ricetta, che veramente i vostri commensali wow. Noi ci vediamo alla prossima settimana, come sempre seguiteci, un bacione, a presto. Ricordatevi sempre che la buona cucina non ha freddo.